Ciao volontari per le mascherine. Auguri di buona Pasqua a nome di tutta la Prologo di Castelnuovo di Farfa. Quest'anno mi trovo a effettuare questi auguri un po' particolari visto il clima. In queste occasioni così particolari sono importanti per dimostrare la voglia di fare. Auguri a nome di tutta la Prologo di Castelnuovo di Farfa. Allora, buongiorno, e vi porto il saluto mio personale e del Centro Anziani. Voi tutti sapete che il Centro Anziani è stato molto attivo in quest'ultimo periodo, ha collaborato con l'amministrazione comunale e con la parrocchia, è stato coadiuvato da numerosissimi volontari che cercano di svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e che tutti voi conoscete. Questi servizi sono stati in qualche modo suggeriti e coordinati anche da soci del Centro Anziani. Noi di questo ne siamo orgogliosi, speriamo che i servizi che abbiamo messo in campo siano stati utili e saranno utili in futuro. Con questo io vi faccio i migliori auguri di buona Pasqua. Una Pasqua un po' particolare, la viviamo tra le mura domestiche, non potremo incontrarci, e quindi questo saluto possiamo inviarvelo solo attraverso questo video. Tanti auguri a tutti. Ciao a tutti, mi trovo in questa nostra bellissima chiesa di San Nicola di Bari, Castelnuovo di Farfa. Colgo questa occasione per salutare tutti i cittadini e tutti i nostri fedeli, augurando loro una buona Pasqua 2020. Sono ben consapevole che stiamo vivendo un periodo particolare a causa del coronavirus, ma noi come cristiani non dobbiamo mai mollare, non dobbiamo mai lasciare cadere le braccia, non dobbiamo mai disperarci, perché Cristo Gesù ci conforta con la sua risurrezione. Pasqua significa passaggio, Cristo passa dalla morte alla vita e offre a ogni uomo l'occasione di guardare ai nuovi orizzonti della vita. E quindi Pasqua diventa perciò una festa di grande speranza. E in questo contesto forse anche solo la speranza di ritorno a una vita più normale. A tutti voi tanti auguri. È sicuramente un momento difficile, sono convinto che ce la faremo, molto presto usciremo da questa situazione un po' surreale che ci costringe a trascorrere la Pasqua veramente in una forma un po' anomala, in quanto io in 44 anni non ricordo proprio di aver trascorso una Pasqua così. Vi faccio gli auguri di buona Pasqua a tutti quanti voi, vi invito ancora una volta a rispettare quelle che sono le regole basilari di comportamento, quindi mantenere le distanze, utilizzare guanti, utilizzare mascherine, uscire soltanto per comprovate esigenze di necessità. Ringrazio veramente di cuore tutti quanti i volontari che in questo periodo mi stanno comunque dando una mano da un punto di vista comunque amministrativo nella gestione di questa emergenza, quindi da un Florent al Centro Anziani, alla Prologo di Castelnuovo di Farfa, a tutti quanti i volontari che hanno istituito veramente una rete solidale che in questi momenti stiamo raggiungendo veramente tutti, evitando di lasciare nessuno comunque da solo. Noi
ci siamo, ci saremo, stiamo qui, stiamo lavorando quotidianamente e vi auguro veramente di trascorrere con tutto il cuore la Serena Pasqua e vi invito molto presto a rivederci tutti quanti in giro nei luoghi abituali della nostra comunità. Un abbraccio!